Puntata numero 10 di Passione e Sport, contenitore sportivo di Canale 8. Buonasera da Gino Sarmentino e andiamo subito a dare il ben trovato a Giuseppe Bonanno. Ciao Giuseppe. Ciao Gino, un saluto agli amici che ci seguono da casa e soprattutto su internet, sono tanti quelli che ci seguono in tutta Italia, un saluto anche a loro. Bene, allora andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera. Cominciamo con il Bagheria Calcio nella persona del suo vicepresidente Bruno Ferraresso. Ciao Bruno. Buonasera. E poi insomma un amico di Canale 8, un amico insomma veramente della nostra passione sport, il nostro Andrea Aguanno, che stasera ci ha deliziato della sua presenza. Ciao Andrea. Ciao, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Invito, insomma, questa è casa tua in un certo qual modo, no? Sì, ogni lunedì ormai sono dei vostri, anche da lontano, ma sono dei vostri. Sì, sì, insomma, è il nostro inviato per quanto riguarda il Trapani Calcio, lui è un grande conoscitore anche di calcio, ma avremo modo di parlare con Andrea. Allora, Bagheria Calcio, un momento un po' particolare, ma credo insomma che questa stagione stiamo riuscendo insomma a dire anche la nostra. Sì, intanto possiamo dire che il Bagheria Calcio c'è, visto come eravamo partiti, che abbiamo rischiato veramente di sparire dal panorama calcistico siciliano, grazie a un ennesimo sforzo del presidente Raspanti che ha voluto salvare questa storica società. Allora, grazie tanto di aver accettato il nostro invito. Parleremo in lungo e in largo di calcio, di Bagheria, insomma di Trapani, di tantissimi gli argomenti. E allora, Giuseppe, intanto andiamo a ricordare i nostri amici da casa come possono contattarci. Allora, innanzitutto volevo ricordare appunto coloro che ci stanno seguendo da casa, possono anche seguirci anche su internet, il nostro indirizzo su internet è appunto www.passionesport8.tk, canale live, e comunque è il nostro blog dove potete attingere informazioni a carattere sportivo. Questi sono i nostri contatti, potete contattarci attraverso il nostro indirizzo email passionesport8@gmail.com o in diretta potete scriverci in questo momento su Facebook, sul gruppo, sulla pagina Passione Sport, oppure utilizzare i contatti SMS e WhatsApp, tra poco utilizzerete anche per il concorso Quiz Sport, il numero è quello in sovraimpressione, oppure chiamarci direttamente in diretta se volete interagire con noi allo 091 6360 570. Poi volevo ricordare, lo abbiamo lanciato la settimana scorsa, già alcuni videomessaggi di auguri sono arrivati da parte delle associazioni sportive che fanno parte della nostra redazione. Invito nuovamente a tutti coloro che vogliono fare in modo originale gli auguri ai propri soci, appassionati, ai nostri telespettatori, inviateci un breve videomessaggio che noi pubblicheremo, cioè o meglio manderemo in onda la prossima settimana. Quindi questo è l'invito anche per il Bagheria Calcio, al Trapani se riesci Andrea a farglielo fare ben venga. Comunque, allora andiamo a fare invece una domanda che riguarda il Palermo, la nostra consueta domanda. Empoli stoppato in casa, Palermo vittoriosa e sola in vetta alla classifica. Secondo te il Palermo riuscirà a vincere il campionato d'inverno? Questa è la domanda che abbiamo posto ai nostri telespettatori su Facebook, abbiamo già un primo assaggio. Sicuramente sì, ha le carte in regola per essere campione d'inverno, anche perché nelle prossime due partite porterà a casa 6 punti. Questo lo dice Matteo Calisti, quindi se volete commentate, noi leggeremo poi i vostri commenti durante la trasmissione. Ma entriamo subito in merito alla trasmissione, andiamo a vedere quali sono gli argomenti che tratteremo questa sera, andiamo a vedere il sommario. Decima puntata del 16 dicembre 2013, flash dal mondo, sorteggio coppe, nuoto, basket, volley, tennis. Per il Bagheria il campionato di prima categoria del Bagheria Calcio. Per Passione Motori il rally di Sperlonga e l'incidente a Pian dell'Occhio. Per Passione Sport il resoconto del Missil Mary Racing Day. Per lo sport al territorio, volley Ficarazzi, judo, maratona, balestrade e atletica. Per il calcio dal territorio, i campionati dilettantistici, Aspra, Ficarazzi, Casteldaccia, Villabate, Marineo e Corleone. Per la Serie A, il punto appunto del campionato. Per la Serie B, il punto sul Palermo e il Trapani.
Ritorno il nostro concorso a premi, quiz sport, tanti premi in palio questa sera. Tra poco, dopo la pubblicità, vedrete appunto chi è il personaggio misterioso che vi mostreremo. Quindi rientriamo in studio tra qualche attimo, dopo un breve stacco pubblicitario. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Viale Europa 440, Misilmeri. Autolavaggio Turbo di Mimmo Ippolito. Lavaggio, smacchiatura, tappezzeria, pulizia straordinaria per camper, roulotte e camion. L'autolavaggio Turbo si trova in via Elio Vittorini 35, contrada Rigano Misilmeri, 349-4976-151. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al veliero. La qualità al prezzo giusto. Al veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al veliero in via Generale Sucato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Per delle feste gioiose, tra luci colorate, stelle comete e presepi d'arte, per dare un tocco di magia al tuo Natale, vieni a trovare Rosalba Dioguardi a Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele 342. Rosalba Dioguardi, Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele 342. Troverai la soluzione più adatta alla tua fantasia. Antiche ricette dei maestri pasticceri, questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Il Natale è tradizione nella pasticceria Filippo Graditi. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888. La violenza ha mille volti. Impara a riconoscerla. Per un aiuto gratuito, chiama il 1522. Perché un violento non merita il tuo amore, merita una denuncia. Bene, allora rientriamo e subito andiamo a scoprire il nostro personaggio, anche perché, insomma, come ogni settimana, noi mettiamo in palio tanti premi, insomma, basta indovinare semplicemente un personaggio famoso, insomma, e noi vi consegneremo i premi non a domicilio, Giuseppe. Intanto, insomma, allora diciamo quasi a domicilio. Quasi a domicilio. No, perché manderemo poi un messaggio che vi servirà per il tempo. Allora, andiamo a vedere, ritorniamo col nostro concorso Quiz Sport. Andiamo a focalizzare immediatamente quello che è il numero che dovete utilizzare per partecipare al concorso, sia tramite WhatsApp sia tramite SMS, il 331 9371 584. Questo è il numero magico che dovete utilizzare per partecipare al concorso. Vinceranno i più veloci di voi, i primi quattro più veloci. Il più veloce di tutti vincerà un occhiale da sole offerto da Ottica 2G, a seguire un alberello di Natale offerto da Fiori e Foglie, poi un panettone artigianale della pasticceria Graditi di Misilmeri e poi due biglietti per il film La mafia uccide solo d'estate, in programmazione al Cinema King fino a mercoledì, orario spettacolo 18.30, 20.30, 22.30, martedì addirittura un'offerta speciale, biglietto unico 3 euro per coloro che vogliono andarla a guardare senza, appunto, coloro che non hanno vinto. E allora andiamo a ricordare la regola fondamentale, è una sola: nome e cognome del personaggio che tra poco vi mostreremo, più
il vostro nome e cognome, scusate, al 331-93-71584. E allora, Gino, questa settimana, come la scorsa, visto che siamo in periodo natalizio, ormai siamo quasi sotto le feste, e le feste sono dedicate soprattutto ai più piccoli, ai bambini, allora andiamo a mostrare questo nostro personaggio misterioso sportivo. Adesso è grande, ma noi ve lo mostriamo come era da piccolo. Vediamo se indovinate. Questo è il personaggio sportivo misterioso da indovinare. Chi è questa bella bimba? Chi è questa bella bimba? Ancora qualche secondo. Allora, nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome al 331-9371-584. I più veloci vinceranno appunto i premi che abbiamo messo in palio. Se non avete indovinato, più tardi vi daremo i soliti due indizi. Gino. Sì, dicevi le festività natalizie, ma non mi pare che tu sei stato così buono. Non ho detto che io sono buono, io ho detto che è dedicato ai bambini e noi abbiamo fatto... Insomma, sia Andrea che Bruno hanno fatto una faccina di dire ma chi è questa? Insomma, è la stessa cosa che vi chiediamo, insomma, a voi... SMS e poi insomma quant'altro per indovinare questo personaggio misterioso. Voi non l'avete indovinato, no? Chi lo indovina? Tu l'hai indovinato, Andrea? Tanto non vince, quindi è inutile che voi indovinate. È giusto che... Non dite chi è però, voi che avete indovinato. Anche se avete indovinato. Poi ve lo parliamo. Chiediamo a fine trasmissione. Giro. Vabbè, ok, allora cominciamo subito questo decimo appuntamento di Passione Sport con il... calcio dal territorio, Giuseppe. Sì, andiamo subito a vedere il campionato calcio dal territorio per quanto riguarda la prima categoria, il girone B. Andiamo a vedere i risultati velocemente, dove milita Corleone e Cimin. Corleone ha vinto, ha pareggiato 2-2 contro la Cattolica Eraclea, e Cimin invece ha perso fuori casa contro il Nova Caccamo. Andiamo per quanto riguarda la classifica, Corleone a metà classifica con 17 punti, e al vertice Castel Termini con 29, Cimin un po' più sotto con 15 punti. Prossimo appuntamento, città di Agrigento Cimin e Rocca Palumba Atletico Corleone. Adesso andiamo a parlare invece del campionato di prima categoria, girone A, dove milita il Casteldaccia e il Bagheria. Allora, per quanto riguarda la partita del Casteldaccia contro il Donnorione, terminata 3-1, dovremmo avere in linea il nostro inviato Giuseppe Terzo. Giuseppe, ci sei? Sì, pronto. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Giuseppe, allora raccontaci com'è andata questa partita del Casteldaccia, vittoriosa. Sì, finalmente una vittoria, quella del Casteldaccia che ha vinto 3-1 in casa, dopo le brutte sconfitte fuori casa. I padroni di casa si sono portati in vantaggio al 40esimo con un colpo di testa di Tomasello, che si rivelerà protagonista poi durante la partita, proprio perché all'inizio del secondo tempo, dopo 10 minuti, è arrivato il pareggio del Donorione con Cammarata. Al 70esimo lo stesso Tomasello riesce a guadagnarsi un rigore, perché viene afferrato dal portiere e, battendo il rigore, firma la sua doppietta, ma la partita non finisce qui, perché proprio a 7 minuti dalla fine lo stesso Tomasello, che firma il 3-1 davanti al portiere da solo dopo un'azione corale della squadra, quindi siglando una tripletta e fermando il punteggio sul 3-1, quindi vittoria casalinga quella del Casteldaccia, che come sempre in casa si rivela una squadra forte e difficile da battere, ma che fuori casa si è sempre rivelata poco, non ha mai avuto tanti punti, diciamo. Perfetto. Molti innesti hanno aiutato, sono stati 4 quelli del vicepresidente, quelli che il vicepresidente Benforte alcune settimane fa aveva, diciamo, preannunciato, hanno aiutato in questa vittoria. Va bene, grazie. Allora, la prossima settimana, se non sbaglio, il Casteldaccia dovrebbe riposare, quindi per il Casteldaccia noi ci sentiamo la settimana successiva. Grazie Giuseppe, grazie per il commento. Un saluto a tutti voi in studio. Ok, grazie. Allora, andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda la prima categoria, girone A. Bagheria è a 24 punti, ha solo 5 lunghezze del Borgata Terranove, il città di Casteldaccia invece 17 punti.
punti. Prossima partita, Bagheria Iatina Pro Monreale, il Castellaccia, come dicevamo, riposa. Quindi avremo modo, Gino, adesso di parlare del Bagheria, appunto, con il nostro ospite in studio. Sì, appunto, insomma, dico, parliamo di Bagheria Calcio. Il Bagheria, dicevamo prima, insomma, un campionato di prima categoria, ma ricordiamo che la società Bagheria ha una storia importante, insomma, dopo tanti sacrifici finalmente siamo riusciti in un certo qual modo, lo dicevi prima, a far partire questa stagione. Allora, è un campionato che vi sta stretto, vi va bene così, insomma, dico, considerando la storia, ripeto, del Bagheria Calcio? Considerando la storia sta molto stretto, ma se consideriamo che fino al mese di luglio, primi di agosto, il Bagheria, ripeto, stava sparendo ai palcoscenici regionali di calcio, e sottolineo che grazie per un'ennesima volta al presidente Raspanti, rimasto solo, ha voluto far sì che il calcio a Bagheria non sparisse, e avvalendosi della collaborazione mia e di altri tre dirigenti, l'avvocato Castronovo, Peppino Provenzano, e purtroppo inizialmente c'era il grande Salvo Bartolone, ha portato avanti questa società decidendo di, solo per una questione economica, di affrontare un campionato dove le spese fossero molto molto ridotte. Bruno, hai fatto cenno a una persona che purtroppo è scomparsa prematuramente, insomma, ha colpito la notizia un po' tutto il territorio e tutto l'ambiente calcistico del comprensorio di Bagheria. Parlavi di Salvo Bartolone, insomma, una figura veramente importante, una figura di riferimento per il Bagheria. Come ne è uscito fuori il Bagheria da questo, insomma, da questa triste notizia? Non è facile, perché personalmente a me è venuto a mancare il più grande punto di riferimento che potessi avere, non solo nel mondo calcistico ma anche personale. Capisco, ho toccato, insomma, dico, l'emozione ti si legge negli occhi. E invece un'altra considerazione: noi abbiamo avuto modo di parlare con il primo cittadino di Bagheria, no? Già qualche settimana fa. Dove lui diceva in un certo qual modo, o comunque credo che abbia promesso tra virgolette anche alla famiglia di intestare lo stadio di Bagheria, insomma, a Salvo Bartolone. Un'iniziativa lodevole sotto questo profilo, insomma, ma a che punto è questo progetto? Non sappiamo, proprio stamattina ho chiesto a un vostro collega giornalista e mi ha promesso che si doveva informare col sindaco Lomeo. Spero che veramente non siano le solite promesse da politici, anche perché la promessa non è stata fatta a un'associazione sportiva, ma è stata fatta direttamente alla famiglia Bartolone. E se intanto il sindaco ci sta ascoltando, insomma, vuole intervenire, noi siamo aperti, non c'è nessun tipo di problema, può anche chiamare, insomma, avremo modo anche di farci chiarire questo aspetto dal sindaco di Bagheria. Insomma, dico, ritornando un attimino sempre a Salvo Bartolone, una persona di riferimento, come dicevo, insomma, ma alla luce di questo triste evento, come pensa che il Bagheria si possa muovere, insomma, all'interno del panorama calcistico, anche perché, ripeto, era una persona veramente di riferimento? Non è facile, non sarà facile per il prossimo futuro, perché Salvo era il punto di riferimento a Bagheria per quanto concerne il calcio dilettantistico siciliano e per la federazione anche. Ma infatti te lo dicevo proprio per questo motivo, insomma, perché Salvo era una persona veramente di riferimento non solo per il calcio Bagheria, ma per il calcio siciliano, insomma, dico, venuto a mancare. Se riusciamo noi ad averlo in linea, sicuramente ci facciamo un po' spiegare, insomma, questo aspetto, insomma, dell'intitolazione dello stadio del Bagheria, insomma, a Salvo Bartolone. Dicevamo, un riferimento importante, insomma, allora, sindaco, pronto? Pronto, sindaco?
Pronto, buonasera, buonasera, grazie intanto di essere intervenuto. Allora, stavamo parlando con Bruno, con il vicepresidente del Bagheria Calcio, della scomparsa insomma di Salvo Bartolone. Io ricordo insomma che qualche settimana fa abbiamo affrontato anche questo problema, dove lei in un certo qual modo diceva insomma che voleva intitolare lo stadio di Bagheria al compianto Salvo Bartolone. E allora le chiedevo a che punto è, insomma, c'eravamo un po' a che punto è il... Una volta al Consiglio Comunale, in cui sostanzialmente abbiamo già fatto la proposta, ho firmato una nota con la quale invito il Consiglio Comunale a procedere a fare una deliberazione in tal senso. Ovviamente, trattandosi di patrimonio, la competenza del Consiglio Comunale, quindi noi abbiamo il potere e ovviamente la competenza di fare la proposta, che è già stata fatta con una nota. La solleciterò perché è il nostro forte intendimento realizzare questo obiettivo, ritenendo che Salvo Bartolone ha dato un contributo importante allo sport della città e merita pertanto che la sua memoria rimanga conservata attraverso l'intitolazione del monumento sportivo più importante della città, che è lo Stadio Comunale. Grazie, signor Sindaco. Sindaco, noi eravamo certi insomma che la cosa fosse andata avanti. Bruno, vuoi dire qualcosa al sindaco? Volevo ringraziarlo pubblicamente per quanto sta facendo. Noi, insomma, grazie a voi, è un dovere, è una cosa sentita e doverosa, aggiungo. No, ma insomma, ripeto, noi ci ha fatto veramente molto piacere il fatto che lei insomma sia intervenuto. Assolutamente sì, ora anzi la sollecitiamo, guardi, la sollecitiamo, così aspettiamo, ovviamente io non gli ho fatto già la delibera per non mancare del rispetto e non scavalcare alcuno, mortificare o comunque sollecitare la sensibilità di alcuno. Ho fatto una nota, ancora non ho avuto riscontro, in cui ho fatto la proposta, manca soltanto l'atto deliberativo che faremo e che manderemo come proposta al Consiglio Comunale, rispetto alla quale ovviamente il Consiglio Comunale si pronuncerà, ma ritengo che il Consiglio Comunale sia concorde con questo mio sentire e che certamente aderirà alla proposta e la perfezionerà. Allora, grazie. A voi. Buon lavoro. Allora, grazie, ma grazie anche a nome della redazione di Canale 8. Grazie e buon lavoro, sindaco. Doveroso, grazie a voi. Buonasera. Bene, insomma, credo che il sindaco ci abbia dato una bella notizia, insomma, quindi possiamo stare tranquilli, noi siamo certi che sarà così. Andrea, calcio territoriale in un certo qual modo, no? Insomma, il nostro fiore all'occhiello. Sì, il calcio, lo sport territoriale, lo sport locale, che poi di così locale ha ben poco, perché comunque nel senso porta dietro tantissime anime. È importante che questo si confronti anche con le istituzioni, con l'imprenditoria, con tutto il tessuto sociale, perché una squadra che sia di calcio, che sia di basket o comunque qualsiasi sport, porta dietro tutto il tessuto di un'intera comunità, di un intero paese, di un'intera città, e dunque è un movimento e deve essere un fiore all'occhiello. Noi siamo convinti di questo, insomma, è una nostra, un nostro cruccio fisso, no? Promuovere lo sport territoriale. E a proposito di sport territoriale, allora Giuseppe, dacci le tue sullo sport territoriale. Allora, andiamo a parlare di volley Ficarazzi, volley. Andiamo a vedere i comunicati stampa per quanto riguarda il Ficarazzi, il campionato di prima divisione. Partita temuta sin dalla vigilia, non solo sulla carta, l'avversario con l'esperta Cuti ex B2. L'EM Olimpia Palermo, la squadra palermitana seconda del campionato, cede alla tie break a Ficarazzi. Alla fine del match non poco il rammarico per le ficarazzesi, Elena Lafranca. L'uscita della ficarazzese Elena Lafranca a favore della palleggiatrice Simona Genualdi ridà qualità al palleggio, ma accorcia di molti centimetri il muro. Non solo questa la motivazione, tuttavia, infatti, se le ragazze di Neo Tribuna avessero tenuto alta la soglia di attenzione, la tensione al risultato, non avrebbero ripetuto quello che ormai, nel bene o nel male, fa parte del loro DNA da questo inizio campionato, ossia l'emozionante dentro o fuori alla vittoria, al tie break.
Questa è la sintesi del match. L'Emme Olimpia che cede al primo set 25-14 per Ficarazzi, si riprende gli altri due, secondo e terzo con il punteggio di 15-25 e 16-25. Il quarto e il quinto set invece diventa scena del Ficarazzi 25-21, 15-13. Non è ancora al top della vera condizione fisica e potenziale la squadra vista in queste prime giornate, dice Nino Tribuna. Ad ogni buon fine continua con il rientro a gennaio di Erminia Muscolino e una maggiore presenza di Desiree Paparopoli e la stessa Federica Monti, che hanno gioco forza saltato diverse sedute di allenamento della squadra. E questo è per quanto riguarda appunto la prima divisione, di cui stiamo vedendo anche la classifica, e viene dominata dalla US Volley Ficarazzi. Parliamo adesso di seconda divisione, 3-0 con i punteggi di 25-22, 25-21 e infine mollata la ripresa 25-14. Questo è in sintesi il match per Franco Comparetto e le pallavoliste ficarazzesi, brave, molto promettente per il futuro, ma decisamente indisciplinate. È una vittoria di un nervosismo vittima di un nervosismo ingiustificabile che rasenta l'isterico collettivo. Una settimana di preparative, psicologia nella gestione del gruppo, allenamento metodico, dosi di autostima, eccetera, non servono a nulla. La squadra si lascia intimorire da se stessa, con un avversario sicuramente più esperto e grande per età anagrafica, ma decisamente non trascendentale, come si evince dai risultati. Ovviamente il merito dell'avversario va riconosciuto, le centrali palermitane, rispettivamente alte 1,82 e 1,85, che non intimoriscono, anzi, caricano la talentuosa ed acerba 12enne Monica Stassi, la quale insieme all'altra centrale, la 14enne Josephine Fontana, piazzano palloni intelligentissimi nell'area avversaria. Giocata negativa questa volta per le ali ficarazzesi, è mancata la qualità e forza di Erika Ruggeri e una prova ancora nervosa di Sharon Sanguinbene, non poco responsabile insieme ad altre compagne di reparto dell'area elettrica e tesa che vi era in campo. Una giornata giovanissima, una squadra giovanissima sebbene di qualità, che deve aspettare di crescere in campionato, dichiara con consapevolezza il mister Franco Comparetto, capace di fare cose superlative contro qualsiasi avversario nella categoria di vertice e di fare brutte figure anche con le ultime in classifica. Un campionato ancora in incognito, lo dimostra la reazione del termine battuto a Ficarazzi, che infligge un secco 3-0 alle altre brave avversarie del Nova Volley Bagheria di Letizia Martorano. Un torneo molto interessante che vede al compasso adesso solo Emme Olimpia e altre a tre punti, tra queste il Ficarazzi che mercoledì aspetta nell'anticipo casalingo la Mauro Sport di Angelino Mortillaro. Questo per quanto riguarda il volley. Adesso passiamo alla gara che si è tenuta ieri a Balestrade. Circa 240 gli atleti che hanno preso parte ieri alla 29esima edizione della Balestrade d'inverno, record per la manifestazione organizzata dalla Filippo Evola SD. Numeri importanti a Balestrade sono importante a Balestrade sono infatti giunti in massa atleti oltre che dalla provincia di Palermo anche dalla provincia di Trapani, ma anche presenze importanti come il Vincenzo Agnello, un ospite d'onore, allievo del professore Tico e nazionale Under 23. Agnello ha corso fuori gara tagliando per primo il traguardo. Ad aprire la bella giornata di sport a Balestrade sono state le donne, gli uomini over M60, impegnati in tre giri del veloce percorso per un totale di circa 4.300 metri. A vincere è stata una pimpante Maria Grazia Bilello, che è riuscita ad avere la meglio sulla coriacea Daniela Bongiorno. Primo degli M60 Mario Zinna. A seguire l'affollata batteria con gli atleti di tutte le altre categorie impegnate in 5 giri del percorso per un totale di 7.200 metri. Tutto facile per Agnello, ricordiamo che era fuori gara, alle sue spalle il sempreverde Geri Interrante, gara velocissima la sua. Terza piazza per Filippo Porto, alto atleta di spessore tra i migliori in assoluto in Sicilia. Questo per quanto riguarda lo sport, le notizie volley e appunto atletica, corsa, maratona dal territorio. Gino. Giuseppe, preparati. Sono pronto per fare cosa? Dobbiamo dare il primo aiutino, insomma, ai nostri amici da... Io sono quasi pronto. Sei quasi pronto? No, quasi. Allora stai calmo perché prima, insomma, ancora un piccolo stacchetto pubblicitario, anche se a qualcuno non piace questa parola, io la dico, stacchetto pubblicitario, e poi ci ritroviamo nuovamente qua.
delle feste gioiose, tra luci colorate, stelle comete e presepi d'arte. Per dare un tocco di magia al tuo Natale, vieni a trovare Rosalba di Uguardi, a Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele, 342. Rosalba di Uguardi, Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele, 342. Troverai la soluzione più adatta alla tua fantasia. Antiche ricette dei maestri pasticceri, questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Il Natale è tradizione nella pasticceria Filippo Graditi. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888. Autolavaggio Turbo di Mimmo Ippolito. Lavaggio, smacchiatura, tappezzeria, pulizia straordinaria per camper, roulotte e camion. L'autolavaggio Turbo si trova in via Elio Vittorini 35, contrada Rigano Misilmeri, 349-4976-151. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Sucato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Viale Europa 440, Misilmeri. Torniamo col quiz sport, tantissimi messaggi, veramente ci state subissando di messaggi, complimenti a tutti coloro che stanno partecipando, volevo ricordare qualche nome così sparso, in ordine sparso: Francesca Modeo, Carlino Angela, Alessio Linder, Martina Miosi, Valentina Modeo, grazie a tutti, anche da Trapani, Roberto da Messina, però che scrive da Trapani, quindi grazie a tutti. Allora, andiamo a vedere, questa era, se ritorniamo un attimo in studio, che è il primo indizio che dobbiamo fare vedere, non il secondo. Questo è il primo indizio: la bimba non è cresciuta, è sempre la stessa. Gino dice che era difficile, ma io penso che non è così. In carriera ha vinto 4 titoli mondiali. Questo è l'indizio, l'abbiamo vista. Nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome al 331 9371 584. Come vedete arrivano messaggi a raffica, 9371584. Tra poco il secondo indizio. Gino. No, io stavo ancora, insomma, mi stavo un po' concentrando per quanto riguarda, insomma, questa bambina. Alba Parietta è possibile? Sì, Alba Parietta è sportivissima, proprio. Va bene, Gino, ok. No, dico, può essere, può essere. Poi lo vediamo. Mi era sembrato. L'ho riconosciuto dal labbro. Dal labbro. Dico, che sembrava un gommone. No, perché qualcosa. Io ricordo che era bionda, insomma, quando era. Sì, allora, il gommone non l'è. Basta. No. Ma insomma, allora, tu ti stai preparando, giusto? Ormai il fiato l'hai preso. Allora, quindi, allora, le notizie dal mondo. Flash dal mondo, andiamo a vedere le notizie, appunto, che riguardano. In questo caso i sorteggi, l'italiana nelle coppe europee, negli ottavi di Champions, Arsenal-Bayern e City contro Barca, partita da brividi, Real con lo Schalke e PSG con il Leverkusen. Invece per quanto riguarda la Europa League, i bianconeri con i Trabzonspor. Sono amici tuoi, Gino. Aspetta, aspetta, non andare avanti, Giuseppe. No, allora, è giusto che il nostro amico Andrea, insomma, lui ha una laurea in lingue. Vabbè, c'è così preciso ogni volta che deve. Gino, sono flash dal mondo, no? Cioè, flash. Vabbè. Ma sono flash sponsor. Tra sponsor. Cioè. Vabbè, dillo tu, Andrea, come si. Trabzonspor. Ok, perfetto, esatto. Petrovic contro Ludogster. Cioè,
Meno male che era una palla. Io l'ho fatta apposta. No, no, no. Vabbè, comunque, lei poi andate a cercare su internet. Andiamo avanti per quanto riguarda il nuoto. Magnini di bronzo, l'Italia sale sul podio anche nella 4x50 stile libero, che agli europei di vasca corta a Herring conquista l'argento nella staffetta. Il quarto azzurro, composto da Luca Dotto, Federico Bocchia, Filippo Magnini e Marco Orsi, chiude col tempo di 1.24. Va la medaglia anche a Stefano Mauro Pizzamiglio, che vince il bronzo nei 100 misti. Per quanto riguarda il basket, una grande prestazione nell'ultimo quarto di gara regala a Cantù la vittoria nel derby con Varese. Nella decima giornata della regular season del campionato di basket, Brindisi si impone in casa su Pistoia 68-60 e aggancia Sassari in testa alla classifica. Venezia piega Avellino 84-69, mentre Bologna cade sul parquet di Caserta. In testa anche Siena, che batte Roma 82-70, grazie a uno straordinario ultimo quarto. Parliamo di volley, fattore campo rispettato nelle due gare domenicali della settima giornata di A1 femminile. Novara vince nettamente il derby piemontese contro Ornavasso 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica, conquistando la terza vittoria nelle ultime tre partite. La Pomica Salmaggiore batte 3-1 Forlì, brinda al terzo successo stagionale e condanna la formazione romagnola alla settima sconfitta in altrettante apparizione stagionale. Adesso una notizia che riguarda il calcio e il tennis. La tennista italiana ieri e l'altro ieri era al Barbera per seguire la sua squadra del cuore, il Palermo, nella vittoriosa sfida contro il Cittadella. Il portiere sorrentino le ha regalato una maglia speciale, quindi anche un connubio tennis e sport un po' particolare. Gino, per quanto riguarda i flash dal mondo, è tutto. Noi siamo così, andiamo avanti. Allora, grazie Giuseppe. Andiamo avanti, apriamo la finestra del calcio professionistico, esattamente con la sedicesima giornata del campionato, insomma, perché guardo, insomma, chi fa il gesto e cose, quindi mi ero un poco perso. Allora, ripeto nuovamente, finestra da calcio della Serie A, sedicesima giornata, Juve sempre al comando, subito, dietro la Roma, stasera giocherà, ricordiamo, a Milano contro il Milan, la sorpresa fiorentina, tra virgolette, insomma, poi in coda il Catania. E allora, vediamo subito risultati e classifiche. Li stiamo vedendo: Catania Hellas Verona 0-0, Chievo Verona Sampdoria 0-1, Fiorentina Bologna 3-0, Genoa Atalanta 1-1, Lazio Livorno 2-1, Parma Cagliari 0-0, Udinese Torino 0-2, Juventus Sassuolo 4-0, Napoli Inter 4-2, Milan Roma si sta giocando, tra poco vi dirò anche il risultato. E in testa sempre la Juventus con 43 punti, a 6 lunghezze la Roma e via via tutti gli altri. Bene, allora Andrea, partiamo invece dalla coda della classifica, esattamente dal Catania. Che sta succedendo al Catania? Insomma, lo scorso campionato una squadra veramente, insomma, che giocava bene, che si faceva rispettare in tutti i campi, quest'anno, insomma, c'è qualcosa che non funziona. Ma è cambiato molto. Intanto la cosa principale è quella che l'effetto Lo Monaco va via via scemando, perché gli ultimi calciatori che il buon Lo Monaco ha portato a Catania negli anni passati, scovando talenti in Argentina soprattutto, pian piano questo effetto va scemando. Ovviamente Catania non è soltanto Lo Monaco, non era soltanto Lo Monaco, però pian pianino quell'effetto va via scemando. In più la vendita dei calciatori più importanti, una situazione societaria che adesso diventa, non dico pesante, sarebbe un'utopia, però un po' un ambiente destabilizzato con il buon ex allenatore che era stato confermato a furor di popolo, poi i primi risultati che non venivano e dunque un po' di confusione. Adesso è arrivato De Canio, sta cercando di
di far quadrare un po' la squadra. Dei segnali di ripresa ci sono stati nella partita di sabato contro il Verona, ma ancora è un po' riduttivo. Ovviamente c'è da dire anche che pesano gli infortuni. Berghessio è rientrato, un super rientro dopo un infortunio grave, ha giocato mi sembra l'ultimo quarto d'ora di partita, può essere importante il suo ritorno soprattutto nel rush finale del campionato. Si attende il miglior Barrientos, si attende un Plasil, nazionale ceco, che deve far uscire tutto il suo valore, e soprattutto si attende una retroguardia più attenta, scusando il gioco di parole. Andrea, parlavamo di De Canio, insomma, se dobbiamo dirla tutta, insomma, De Canio non è proprio insomma, nel cuore del tifoso rosso-azzurro. Come mai? Perché secondo te? Insomma, un De Canio, insomma, è un ottimo allenatore, però sta trovando un po' di problemi per quanto riguarda l'adattamento nella piazza di Catania. Sì, non è stato ben accolto, la piazza è molto legata, penso, a Maran per quello che ha fatto e per quello che forse poteva ancora fare. Forse, a mio avviso, Maran è stato scartato, fra virgolette, un po' troppo presto. Ed è forse la verità. Inter che è uscita con le ossa rotte dal San Paolo di Napoli, sì, 4-2, insomma, Mazzarri che recrimina, anche lì, insomma, voglio dire, nonostante il cambio al vertice, a me sembra che ci sia ancora molto da fare in seno Inter. Di sicuro non è il nome di un indonesiano, anche se ha tantissimi soldi che può fare una squadra. Gli interventi verranno fatti mirati nel mercato di riparazione e poi cercare di ricostruire. L'Inter è una squadra internazionale con giocatori che però non sono dei campioni, sono dei buoni giocatori. Ricollegandomi all'internazionalità, parlavamo prima delle italiane in Europa, il Milan ha pescato l'Atletico Madrid, che è la seconda squadra di Madrid, una squadra che comunque sta andando a mille in questo avvio di stagione, ha stravinto il girone di Champions, è andata a Milano, il ritorno a Madrid, mentre in Europa League, chiudo per le altre italiane, si potrebbe prospettare un derby tutto italiano qualora Fiorentina e Juventus andassero avanti. Giro. Risultato sì. Milan-Roma in sì. diretta al 55esimo, 1-1, gol di Mattia Destro per la Roma, poi pareggio al 30esimo di Zapata per il Milan. Parliamo invece un attimino della Fiorentina, in questo momento il quarto posto, insomma, dico in piena zona Champions. Quanto può essere utile Rossi, Giuseppe Rossi, e alla Fiorentina? E sicuramente alla nostra nazionale in proiezione del prossimo mondiale. Guarda, Giuseppe Rossi, Pepito Rossi è una risorsa fondamentale. L'unico problema è quello di natura fisica. Rossi ha avuto qualche infortunio, uno soprattutto l'ultimo gravissimo. Ovviamente auguriamo il meglio a Pepito Rossi, però l'unico dubbio è quello, quanto Rossi effettivamente ha recuperato al 100% da quell'infortunio, cioè sperando che non abbia nessuna ricaduta. Finora è di sicuro il giocatore più importante di questo campionato e ha ritrovato continuità, gol e soprattutto le giocate che lo contraddistinguono. Unito questo Rossi a una Fiorentina che aveva già un organico molto importante, al quale si è sommato anche Mario Gomez, un allenatore davvero eccezionale, giovane, di prospettiva, questa Fiorentina può fare meglio dello scorso anno e per meglio, posso dire ovviamente, quel terzo posto sfuggito agli ultimi minuti dello scorso campionato appannaggio del Milan, il terzo posto è quello che porta all'ultimo per la Champions. E invece insomma, l'ultima battuta per quanto riguarda la Serie A, parliamo della testa della classifica, parliamo della Juventus chiaramente, no? Insomma, uscita fuori dalla Champions prima nel campionato italiano, lo trovi un paradosso o secondo te c'è qualcosa di diverso rispetto, insomma, a quello che noi siamo abituati a vedere in campo? Ma sono frasi già fatte, la Juve è più una squadra italiana che gioca bene in Italia, il Milan ha più profumo d'Europa, strano caso comunque la Juve è uscita in terra turca contro il Galatasaray e andrà a ritrovare una squadra turca in Europa League, insomma i turchi perseguitano la Juve, scherzando comunque possiamo dire che la Juve a mio avviso potrà vincere tranquillamente per il terzo anno consecutivo il campionato.
L'unica che può stargli dietro è la Roma e questo Napoli, se non perde qualche altro punticino con le piccole, perché con le grandi fa buoni risultati il Napoli. E invece, insomma, Genova. Genova e Sampdoria, insomma, cambiano gli allenatori e mi sembra, insomma, che la cura sia stata trovata. Gasperini e Mihajlovic. Gasperini, mai nessun ritorno poteva essere più appropriato, conosce l'ambiente, è cresciuto in quell'ambiente, ha fatto ottimi risultati da quando è tornato sulla panchina del presidente Preziosi. Per la Samp invece lo stesso si può dire per Mihajlovic, che torna, era stato da giocatore, torna da allenatore, ottimi risultati, buon impianto di gioco. Insomma, gli allenatori sono i primi che pagano quando qualcosa non va, però in certi casi fanno bene anche a pagare, perché se i sostituti portano risultati vuol dire che la società in quelle circostanze ha ragione. Complimenti alla sponda sia genuana che sampdoriana. Bene, allora chiudiamo con la Serie A e apriamo un attimino. Milan, ecco, 1, Milan... Roma 2. Perfetto. Andiamo a vedere chi ha segnato. Insomma, oggi mi avevano suggerito un risultato. Ha segnato uno su... Kevin, no, prendi fiato. Kevin Strootman. 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 E dovrebbe esserci il ritorno di Capitan Totti, fra l'altro, sì, dopo sì. L'infortunio. Sì. Ok, vediamo. No, no, ma... Vabbè, andiamo avanti. Strootman. Sì, andiamo avanti. Allora, chiudiamo la finestra della Serie A, apriamo un attimino quella della Serie B, che è arrivata alla sua 18ª giornata, un Palermo che vince 3-1 in casa contro il Cittadella, mentre insomma il Trapani continua la sua striscia positiva di risultati. Vediamo un attimino i risultati della classifica. 18ª giornata, Regina Siena 0-2, Bari Carpi 2-2, Empoli Cesena 0-0, Juve Stabia Novara 1-2, Latina Crotone 2-3, Modena Brescia 0-1, Padova Ternana 1-1, Palermo Cittadella 3-1, Trapani Avellino 1-1, Varese Spezia 4-0, Virtus Lanciano Pescara 0-1. La classifica vede prima il Palermo con 34 punti, ad una sola lunghezza l'Empoli a 33, il Trapani un po' più defilato, diciamo, sulla destra con 23 punti. Gino. Bene, allora Andrea, continuiamo la nostra conversazione e partiamo dal Palermo, chiaramente, insomma, primo in classifica, mi sembra corretto partire da lì, no? E allora la mia domanda è questa: nonostante ciò, insomma, nonostante la retrocessione dell'anno scorso, Palermo primo in classifica, ma i suoi tifosi, insomma, non seguono esattamente questo Palermo, insomma, si vede il numero dei tifosi sugli spalti, perché? Ma una tifoseria dal palato fine, ovviamente Palermo merita la Serie A, merita di starci costantemente. È stata una botta tremenda per la Piazza Rosanero questa retrocessione. Un Palermo che deve vincere, possiamo dirlo, deve vincere questo campionato, altrimenti la stagione sarà fallimentare. Senza mezzi termini, la squadra è costruita per vincere il campionato, poi la Serie B è un campionato bello, che intriga, ma non c'è tutta la qualità che c'era forse fino a qualche annetto fa, perché ricordiamo, fino a qualche anno fa c'erano nobili decadute nella cadetteria, c'era il Torino, c'era la Sampdoria, c'era il Napoli, il Genoa, insomma sfide contro squadre che hanno anche vinto scudetti nel passato. Il Palermo è l'unica, se non una delle poche, che in questa Serie B può fare la voce grossa, sia come storia sia come organico. Che partita hai visto tu col Cittadella? Insomma, che impressione hai avuto tu da buon tifoso trapanese? Ma devo dire intanto che la partita non l'ho vista per intero, ho visto un po' le azioni, ho visto comunque un Palermo che pian pianino va facendo, come dicevo in precedenza, quello che dovrebbe fare, cioè dovrebbe mettere fra virgolette paura agli avversari, far la voce grossa, e soprattutto vediamo che ha segnato due gol Muñoz, un difensore molto criticato anche nelle giornate precedenti. Questo è un chiaro segnale che Iachini sta lavorando anche sul gruppo, sulla compattezza, sulla mentalità, e questo è fondamentale per una squadra che vuole raggiungere un obiettivo, e l'obiettivo del Palermo, ripeto ancora una volta, non può non essere quello della vittoria. Non parlo della promozione, ma parlo proprio della vittoria del campionato. Secondo te cosa dovrebbe in certo qual modo Perinetti inventarsi, insomma, per migliorare questa squadra in questa finestra di calciomercato invernale? Insomma, se c'è qualcosa da cambiare, secondo il tuo giudizio? Ma spero non una delle sue solite mosse. Perinetti ha, diciamo, quei giocatori che si porta dietro da anni, li giostra come può.
Si era parlato di Lodi. Lodi che è al Genoa, ma credo che sia stato già bruciato anche da Zamparini, insomma in un'intervista ha detto che Lodi non sarebbe mai venuto qui a Palermo, però da Zamparini c'è da aspettarsi di tutto, quindi... questo è vero, quindi staremo a vedere. Si era parlato di Lodi. Lodi a Genova non gioca con continuità, ha perso ciò che di buono aveva fatto a Catania. A Catania, ricordiamo, non ricordo se aveva addirittura conquistato la nazionale o comunque era ai margini della maglia azzurra. A Genova si è un po' bruciato, cerca il riscatto, si parlava anche di un ritorno a Catania, staremo a vedere. Un Lodi ovviamente sarebbe un lusso per la categoria è per l'impianto di gioco del Palermo, ovviamente bisognerà non diciamo stravolgere certi equilibri che pian pianino Iachini sta trovando. Prossima partita del Palermo con il Carpi, insomma anche questa è una partita molto difficile, insomma una trasferta insidiosa. Non ci sono gare facili in questa Serie B, squadre piccole, si dice piccole, ma poi comunque mettono la grinta, piccoli centri, piccoli stadi che si ritrovano in questa Serie B, che comunque fanno grandi risultati. Il Carpi è una di queste, ha iniziato il campionato soprattutto nelle prime giornate molto bene, ricordiamo in una neopromossa, la prima esperienza in Serie B è contro il Palermo, un po' tutte le squadre cercano, insomma, tirano fuori tutti gli attributi, proprio ricordando come quando la Juventus era in Serie B tutti davano il 200% contro la Juve, questo lo fanno anche contro il Palermo quest'anno. Giuseppe, noi avevamo fatto una domandina, vediamo insomma, sì, se ci sono altri commenti. Una domandina ai nostri amici su Facebook, colgo l'occasione anche per salutare Mario, da Mario Messina, che ci scrive dall'Emilia Romagna, quindi un saluto a Mario che ci sta seguendo tramite streaming. Allora andiamo a vedere appunto cosa dicono i nostri amici. Il campionato di Serie B è di basso livello tecnico, credo che il peggio sia passato, spero che manterremo fino alla fine il primo posto in classifica, anche perché l'Empoli sembra in fase calante, questo lo dice Giovanni Picone. Per quanto riguarda invece con le squadre che ci sono adesso, penso proprio di sì che riuscirà ad essere campione d'inverno, ma da rifondare la squadra per la Serie A. Questo lo dice Daniele Castello. Invece, questo è un messaggio un po' più lungo di Luigi Picone. I risultati di questa squadra, di questa giornata, dimostrano ancora una volta l'imprevedibilità di un campionato duro e faticoso come la Serie B. Comunque sia, decisiva la trasferta sarà contro il Carpi. Forza Palermo. Grazie a Luigi e un ringraziamento a tanti veramente che ci stanno scrivendo su Facebook, su WhatsApp. Voglio nominare qualcuno perché mi sembra corretto: Salvatore Rizzolo, Settimo Tour si chiama, Mario Lascala, Olivasso, Passantino Giovanni, Piero Costa, Ippolito Domenico, Corso Giuseppe, Loburgio Nicola. Grazie a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento e scherzano anche con me un po' in chat, mi stanno facendo un po' anche impazzire. Gino, continuiamo. Sì, Andrea, volevi dire qualcosa tu in merito ai commenti, insomma, che abbiamo appena letto? Sì, ricollegandomi ad un messaggio, il problema non è tanto il Palermo, la vittoria del campionato, la promozione, ma tanto capire quello che Zamparini voglia fare l'anno prossimo, sperando di tornare in A. Che cosa vuole fare? Ricostruire veramente una squadra per restare in Serie A o fare, fra virgolette, voglio essere un po' polemico, i soliti giochetti? Questo è il problema vero e proprio. Noi da tifosi ci auguriamo, insomma, caro Bruno, che lui faccia le cose per bene, insomma, e che mantenga la categoria, senz'altro, ma che migliori questa squadra in tutti i suoi reparti. Andrea, allora apriamo un attimino invece la finestra del Trapani, insomma, il tuo cuore è granata, mi pare, no? Ma sì, sono di Alcamo, quindi in provincia di Trapani. Insomma, il nostro inviato per quanto riguarda il Trapani. Allora, Trapani che ha il suo quinto risultato utile consecutivo, insomma, un momento di crisi, ma ora sembra che sia uscito, comincia a vedersi veramente gioco e non dico spettacolo, ma sicuramente risultati. Sì, i risultati sì, ma il gioco e lo spettacolo lo si era visto anche durante quelle 9 giornate di astinenza, 9 giornate, un parto perché il Trapani non riusciva più a vincere. Il Trapani è tornato alla vittoria, 3 vittorie consecutive, adesso 2 pareggi consecutivi, 5 giornate di imbattibilità, un Trapani che gioca come vuole Boscaglia, in velocità,
sa imprimere il proprio ritmo, ma rispetto ad altre partite sa soffrire e sa ripartire, come contro l'Avellino. È andato sotto contro l'Avellino dopo una disattenzione difensiva e poi dopo un paio di minuti subito pareggiato i conti, e mister Boscai a fine gara ha detto proprio ovviamente dispiaciuto per la non vittoria, ma consapevole di aver centrato un buon risultato, un pareggio contro un Avellino che è una delle squadre più in forma di questo torneo, e soprattutto ha detto la nostra squadra si contraddistingue perché da grande squadra abbiamo saputo reagire al gol subito dall'Avellino. A Trapani c'è grande entusiasmo, ovviamente il primo anno di Serie B, una Serie B che era sfuggita 2 anni fa, ma il presidente, il patron Morace ha portato oltre che tanti bei calciatori, inutile non parlare di Mancoso, ma ovviamente anche altri calciatori, ha portato comunque anche una mentalità professionistica che a Trapani forse non si era mai vista. Mancoso che comunque ha già gli occhi puntati addosso da diverse società della massima sede, insomma, già da questo mercato di gennaio. Come si comporterà il Trapani, Andrea? Ma non penso che il Trapani possa privarsi di Mancoso da subito, magari forse a fine anno. Lo stesso, più volte interpellato da vari colleghi, ha detto che non lascerà Trapani, è molto legato alla sponda trapanese, lui è sardo, ricordiamo, dunque vuole restare sull'isola, anche se ci sono gli occhi di mezza Serie A su di lui. A suo favore c'è che sta segnando a raffica al suo primo anno di Serie B, però di contro c'è anche un discorso legato all'età. Ovviamente non è un calciatore finito, però è un po' avanti con gli anni, però sta facendo molto molto bene. Il mio giudizio è quello che se deve partire lo farà soltanto a fine stagione. Ultima considerazione, terzo posto in classifica, insomma, fino a qualche settimana fa il Lanciano, invece ora il Crotone in maniera prepotente, se così possiamo dire, insomma, occupa questo terzo posto importante, no? Ai fini dei play-off. Insomma, un Crotone rivelazione del campionato, come lo vedi? Ma vedo il Crotone come una squadra che negli anni comunque ha sempre fatto buoni campionati di B, soprattutto negli ultimi, però si sta a vedere come si comporterà da gennaio in poi. Ricordiamo la Serie B, così come tanti altri campionati, anche e soprattutto quelli minori, da gennaio inizia, possiamo dire, un altro campionato con squadre che intervengono sul mercato, entrano in gioco motivazioni diverse da parte di alcune squadre. Alcune hanno un rendimento costante, altre che magari sono partite invece a mille poi hanno un leggero calo. Il Crotone non penso possa stare in alto fino alla fine, però perché no? Ha tutte le carte in regola per restarci, perché il campionato di Serie B, come dicevamo, è bello, però qualitativamente non ci sono tantissime squadre che possono ambire al salto di categoria. E l'ultima, insomma, invece notizia di poche ore fa, anche se già qualcuno l'aveva già anticipato, è che lo Spezia ha scelto il suo nuovo allenatore, un ex rosanero, Davis Mangia, insomma, dall'Under 21 in Serie B, credo, insomma, ha avuto un bel coraggio a affrontare, o no, Bruno? Si vede che ha creduto in un progetto Spezia, che per Mangia andare là... E infatti, dico, voglio dire, un bel... Ci sarà qualcosa di buono in un futuro immediato. Facciamo un grossissimo in bocca al lupo anche a Davis Mangia. Anche perché l'obiettivo dello Spezia era quello di andare in A, si diceva, però la stagione è iniziata un po' male. Ma speriamo, insomma, che Mangia riesca a far quadrare le file, insomma, e cominciare a fare risultati. Fermo restando, insomma, che il Palermo deve vincere il campionato e mi auguro che il Trapani, perché no, insomma, uno bisogna anche sognare ad occhi aperti, insomma, metà classifica, chissà. Anche perché ricordiamo che da quest'anno i playoff sono allargati come posizione. Chissà, uno. Bene, allora, ma l'ho capito, stringi con le, va bene, ok, va bene, d'accordo. Allora, passione e motori. Passione e motori, gioie e dolori. Ascolta, io non posso fare a me, insomma, ho Andrea qui, capisci perfettamente, insomma, la prossima settimana lo sentirò per telefono, questa settimana... Va bene, Gino, va bene. Anche a lui piacciono le macchine, è venuto con una bella macchina, quindi penso che gli piacciono. E allora...
Rally di Sperlonga, Robert Kubica lascia ancora una volta il segno. Al Rally Ronde di Sperlonga vince tutte e quattro le prove speciali, dominando senza troppi problemi la gara dall'inizio alla fine. Kubica, navigato da Brown, hanno corso su una Peugeot 207 S2000 del team RF. Al secondo posto Graziano De Santis, che con la nuova Ford Fiesta R5 sale agli onori della cronaca per la sua bella rimonta dal settimo posto in classifica fino a conquistare il secondo gradino del podio. Al terzo posto Fabio Gianfico, che alla guida della Mitsubishi Lancer Evo 9 termina poco più di 13 secondi da De Santis. De Cecco, campione delle ultime tre edizioni, è costretto al ritiro a causa di problemi al semiasse. Da segnalare il ritiro di Angelo Cioffi, protagonista di un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze sull'equipaggio. Questo per quanto riguarda il Rally Ronde. E adesso invece c'è stato un incidente, invece una gara che si è tenuta all'autodromo di Pian dell'Occhio qui nel palermitano, un impatto violento, poi anche la perdita di conoscenza, paura per il pilota monrealese Andrea Lacorte. Ieri mattina presso il circuito Vincenzo Florio di Torretta, Lacorte stava disputando il secondo MBR International Motor Show 2013 quando ha avuto un brutto incidente. La sua 500 si è scontrata con un'altra 500 frontalmente. Stiamo vedendo le immagini. Andrea, nonostante i problemi del giorno precedente dove si era guadagnato un buon quinto posto in gara, stava dimostrando freddezza e concentrazione, mantenendo un passo da podio assicurato. Poi il colpo di scena, una vettura davanti a lui va in testa coda, il pilota di Pioppo non può fare nulla per evitare l'impatto, terribile e devastante. Andrea perde conoscenza, i soccorsi sono immediati, il pilota di Pioppo accusa nausea e capogiri, viene immediatamente trasportato in ospedale dove vengono effettuati un attacco e per fortuna scongiura ogni tipo di danno serio, ma lascia in lui tanta paura. Questo appunto, vediamo il camera car addirittura dell'incidente. Queste sono alcune immagini, veramente in bocca al lupo e auguri ad Andrea Lacorte. Ritorniamo in studio e parliamo adesso di Missile Mary Racing Day. Prima di parlare con colui, diciamo, che ha curato la manifestazione, direi di mandare una breve un'intervista a due protagonisti che sono stati erano presenti appunto all'area artigianale di Missile Mary ieri, e sono Ciro Barbaccia e Totò Rio. Vediamo le interviste realizzate dal nostro Gino Sarmentino. Sono felicissimo e contentissimo del fatto che comunque, come sempre, mi avete onorato di invitarmi, per cui è sicuramente una giornata dedicata allo sport, una giornata fantastica, realizzata da persone fantastiche, perché i ragazzi della Missile Mary Racing sono veramente dei ragazzi che meritano, la mia presenza qua non può che farmi piacere e spero farvi piacere, perché altrimenti non mi avreste invitato. Il mio cuore è sempre vicino a Missile Mary per i nostri passati e per i nostri trascorsi, e non potevo mancare. Ci siamo un po' divertiti nel campionato italiano con questa stupenda macchina, dove su 5 gare ne abbiamo vinte 4 con alla guida Totò. Io come preparatore ho debuttato e quindi abbiamo lasciato una bella impronta. Ci stiamo preparando per il 2014 con i nuovi regolamenti per le auto storiche, e quindi mi faccio stesso un in bocca al lupo e un augurio per questo. Il passato ce lo lasciamo alla spalla, non abbiamo niente da dimostrare a nessuno, in quanto la gente che ci conosce sa cosa siamo stati in grado di poter fare in passato. Queste erano le mie interviste, insomma, in questo Missile Mary Racing Day. Insomma, è, come dire, una giornata di sport dove abbiamo e soprattutto, insomma, hai messo insieme tutto quello che la Missile Mary Racing ha fatto nel 2013.
insomma, tu sei il presidente della Miss Mary Racing. Sì, mi cambio i panni, tolgo la giacca, mi metto la tuta. Perfetto. Appunto parliamo di questo evento, avete visto le interviste a due piloti, ma la manifestazione è stata molto più grande, molto più articolata, è stata un'intera giornata in cui appunto c'erano auto tuning, stiamo vedendo delle immagini della manifestazione, auto da corsa, modellismo. Tante veramente le attività che si sono svolte durante la giornata. Queste sono immagini appunto della auto storiche, il raduno di auto storiche, quasi 100 auto storiche, una ventina di auto da corsa. Abbiamo pensato a tutti, ai bambini con angolo gonfiabili, con palloncini, tombolate. Poi la parte che forse mi ha emozionato di più e mi è piaciuta di più è stata quella della conferenza stampa in cui erano presenti appunto Ciro Barbaccia, Torriolo, ma anche i tre ex presidenti che mi hanno preceduto, Rosario Tantillo, Giovanni Orlando, Filippo Graditi e Cirrito Nicola del team Palichè, con cui abbiamo parlato un po', abbiamo ripercorso la storia del team Missile Mary Corse prima e del Missile Mary Racing poi. È stata veramente un'emozione anche ricordare il direttore di gara Filippo Levatino, a cui dedicheremo per la 20ª edizione dello slalom un trofeo, 20ª edizione che si svolgerà a luglio e fa parte appunto del calendario di eventi che ci apprestiamo ad organizzare, tanti gli eventi. L'anno scorso abbiamo puntato più sulla quantità, ben 16 eventi realizzati, 17 con quello di ieri, il prossimo anno punteremo più sulla qualità, organizzando un po' meno ma cercando di far uscire maggiormente il nome della Missile Mary Racing con eventi come lo slalom, o comunque una regolarità a carattere regionale, una gara di regolarità, a gara a Gingane, il torna il challenge, tre gare, Monte Maggiore, Missile Mary e quant'altro. Un grazie lo devo fare, Gino, permettimi, a tutti i miei ragazzi, tutti i ragazzi della Missile Mary Racing, sono tantissimi, hanno praticamente lavorato alacremente tutta la giornata. Questa è veramente un'immagine impressionante, un tappeto di macchine, un tappeto di persone che hanno affollato ieri l'emozione di cui parlavamo poco fa, appunto la conferenza stampa. Tantissime persone dentro quest'area artigianale, di cui ringraziamo la provincia per avercela concessa. Due cose solamente: scuderia piloti, il prossimo anno avremo una scuderia piloti che ci permetterà appunto di far uscire il nome di Missile Mary in tutte le manifestazioni, rally, slalom, regolarità e quant'altro. E una notizia dell'ultima ora, diciamo, non ci tocca personalmente, però mi piace condividere anche con gli amici di Castelbuono. È uscita la notizia che Castelbuono il prossimo anno sarà campionato italiano slalom, quindi un in bocca al lupo a loro. Noi saremo praticamente, la nostra gara sarà dopo 15 giorni a luglio. Anche noi comunque riporteremo sicuramente la gara di casa ad alti livelli. Ringraziamenti a tutti. Giuseppe, invece io voglio sottolineare la cosa, una cosa importante, insomma, che è questa: siete riusciti veramente a coinvolgere bambini, oltre sì, appassionati, ma intere famiglie, insomma, questo. Sì, la parte più bella veramente è stata questa. È stata una giornata, al di là, diciamo, l'automobilismo alle volte, diciamo, riguarda solamente gli uomini, se possiamo dire così. Invece in questa giornata c'erano tutti, c'erano piccoli, c'erano le mogli, c'erano bambini, c'erano famiglie intere, bambini addirittura nemmeno qualche mese che sì, erano lì presenti, che veramente si sono divertiti con tombolate, anche una mega degustazione con questa conferenza stampa. Bello, bello veramente, e devo dire che i complimenti sono arrivati da tutte le parti. Un ringraziamento anche a Salvo Chiofalo, mi ero dimenticato, c'è anche un simulatore in cui è stato riproposto lo slalom città di Missile Mary in un videogioco, quindi anche questo ha arricchito la manifestazione. Tanto abbiamo fatto nel 2013, tanto ancora faremo ancora nel 2014. Un grazie ancora a tutti i ragazzi della Missile Mary Racing, tutti i soci. Missile Mary Racing, allora, insomma, con questo evento veramente bellissimo ed eccezionale. Giuseppe, complimenti, complimenti, complimenti vivi da parte anche nostra di tutta Canale 8. E allora, non andate via perché ritorniamo dopo questo piccolo spazietto pubblicitario. Out
Autolavaggio Turbo di Mimmo Ippolito. Lavaggio, smacchiatura, tappezzeria, pulizia straordinaria per camper, roulotte e camion. L'Autolavaggio Turbo si trova in via Elio Vittorini 35, contrada Rigano Misilmeri, 349-4976-151. Vieni a mangiare con noi? Dove? Al Veliero di Misilmeri. Allora verrò senz'altro. Perfetto, ci vediamo al Veliero. La qualità al prezzo giusto. Al Veliero potrai gustare una cucina raffinata. Con specialità di carne e pesce. E il trionfo del palato. Sì, al Veliero in via Generale Succato 3537. Prenota allo 091 8723 172. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Occhiali da vista e da sole delle migliori marche. Vasta gamma di prodotti per lenti a contatto. Misurazione gratuita della vista. Ottica 2G di Giuseppe Vitrano. Via L'Europa 440, Misilmeri. Per delle feste gioiose, tra luci colorate, stelle comete e presepi d'arte, per dare un tocco di magia al tuo Natale, vieni a trovare Rosalba Dioguardi a Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele 342. Rosalba Dioguardi a Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele 342. Troverai la soluzione più adatta alla tua fantasia. Antiche ricette dei maestri pasticceri, questo è quello che trovi nella pasticceria Graditi. I dolci di antica tradizione e le torte da sogno che sottolineano i momenti più belli della tua vita. Il Natale è tradizione nella pasticceria Filippo Graditi. Potrai gustare dolci e panettoni di vari gusti, realizzati con metodo artigianale e con una cura particolare. Pasticceria Graditi, Viale Europa 120, Misilmeri. Telefono 091 873 2888. Torniamo col quiz sport, secondo indizio per quanto riguarda il personaggio misterioso che vi abbiamo mostrato all'inizio puntata. Adesso vi diamo il secondo indizio. Complimenti e grazie a tutti coloro che stanno partecipando veramente in massa. È stata la prima italiana ad aver vinto una medaglia d'oro nel nuoto ai giochi olimpici, quindi questa è il secondo indizio. Se non indovinate adesso non indovinerete più. Nome e cognome del personaggio più il vostro nome e cognome al 331 9371 584. Tra poco scopriremo chi è il personaggio, ma soprattutto chi sono i vincitori. Gino. Sì, allora noi andiamo avanti, allora andiamo a continuare a parlare con i nostri amici del Bagheria Calcio. E allora, ultima partita giocata il 7 dicembre in casa contro il Partinico Audace, avete vinto 1-0, vi proietta insomma al quarto posto di questa classifica, 24 punti, terzo posto. Secondo, addirittura, io ricordavo il quarto, poi terzo, insomma, vabbè. Nei piani alti della classifica. Ecco, insomma, qual è l'obiettivo del Bagheria Calcio? L'obiettivo del Bagheria Calcio già è stato raggiunto, in quanto a prescindere dalla classifica, il Bagheria Calcio esiste. Una squadra nata con un mese di ritardo. Le difficoltà maggiori sono state, sembra strano dirlo, ma nel convincere i ragazzi nostri tesserati a calarsi in questa realtà di prima categoria non è stato facile. Nonostante ciò siamo riusciti, grazie al presidente Raspanti, ai dirigenti e soprattutto a mister Pagano, a costruire un gruppo iniziale. Sottolineo il fatto che questo gruppo faceva parte gente che ha fatto categorie inferiori, gente che ha una certa età, gente sovrappeso, gente che non giocava da 2 anni. Piano piano, con tanto tanto lavoro, siamo riusciti a creare una squadra e ci troviamo al giro di boa come vice campione d'inverno. No, ma noi intanto te l'auguriamo, intanto vediamo le immagini. Insomma, prossimi impegni invece fuori casa con il Yatina Pro Monreale, insomma,
sulla carta una partita tutto sommato abbordabile. Con quale spirito affrontate questa trasferta? Affrontiamo no, è la gara interna. In casa, scusami, sì. Stasera sono nel pallone, allora io insomma, o c'è qualcuno che mi ha dato le notizie sbagliate, devo dire la verità. Va bene, dico, comunque, però insomma, la squadra l'ho indovinata almeno, insomma. Bravo. Ecco, perfetto, c'è qualcosa di giusto. Affrontiamo questa gara per come affrontiamo tutte le domeniche, un spirito di divertimento, e ormai posso dire veramente questo grande gruppo di ragazzi onora tantissimo la maglia. E invece il prossimo mercoledì voi avete un altro appuntamento importante, insomma, in Coppa Italia, sempre con il Partinico Audace. Riaffrontiamo il Partinico Audace ai 16esimi di Coppa Italia, in un triangolare che è nato dopo gli ultimi sorteggi che hanno fatto, dove comprendono Bagheria, Borgata e Partinico Audace. Che il Partinico è un'altra squadra nobile decaduta, con sì, fior fior di calciatori che lo scorso anno ha mancato per un soffio la permanenza in promozione. Insomma, voglio dire, il calcio territoriale dice la sua, come si dice in gergo, no? Cioè, ci sono veramente nobili decadute. Il Partinico Audace, insomma, il Bagheria, ma ce ne sono altre realtà. E purtroppo molte sono anche scomparse definitivamente, bisogna anche dirlo. Questo non fa bene al calcio, allo sport in generale, però fa sempre piacere vedere certi nomi di certe squadre che hanno anche fatto la storia. Entrambe, sia Bagheria che Partinico Audace, hanno anche calcato campi più importanti come la vecchia Interregionale. Sì, ma infatti lo dicevamo prima, insomma, Bagheria ha una bellissima storia, ma così anche come il Partinico Audace, che io ricordo, ricordo che c'era un certo Del Neri, insomma, che allenava. E un certo Vasari che giocava. Insomma, che giocava, ecco, tanto per ne parlavo domenica con la dirigenza del Partinico, io ero al campo. Insomma, tanto per avere un'idea, insomma, di cosa stiamo parlando, no? E allora, Giuseppe, ancora sport dal territorio. Parliamo di pallavolo Serie C. Guai a scoraggiarsi, un inizio molto promettente per le ragazze di Domenico Cipolla. Al primo set finito 24. Intanto insomma, 2-2. Pareggio 2-2. Milan-Roma. Sì. Montari forse ha segnato. Chi? Montari gioca nel Milan? Ok, allora ha segnato Montari. Perfetto, andiamo avanti. Guai a scoraggiarsi, dicevamo. Un inizio molto promettente per la ragazza di Domenico Cipolla, al primo set finito 24. Chi era chi aveva segnato? Gino Montari, per favore. Ah, scusa, ma per un errore di ingenuità al servizio, allorquando la squadra aveva ripreso morale e convinzione. Molto lavoro, tuttavia, per il tecnico che ha molta pazienza e lucidità nella direzione della panchina, insieme allo scoutman Davide Acquaviva. Una vittoria per l'esperto Favara, squadra di vertice, laddove la sola esperienza della palleggiatrice, la 37enne Francesca Romeo, porta alla vittoria le agrigentine, con alzate di primo e secondo tempo alle altrettante esperte Sasha Gebbia e Emanuela Scalia. Molte assenti per il Favara: la forte Daniela Polito, Antonella Spina, Ambra Talenti e il secondo libero Martina Alletto non scompaginano tuttavia il copione tattico del sestetto agrigentino, con le altre brave palleggiatrici: Stagno, di stazza 1,87 m. La squadra del presidente Niesi è una seria candidata alla promozione, insieme al Santo Stefano di Camastra, avversario quest'ultimo che domenica prossima aspetta il fanalino di coda, appunto l'US Volley Ficarazzi. In un match sulla carta e non solo, si presenta proibitivo. Questa forse è la chiave di lettura, dichiara Domenico Cipolla, in considerazione del fatto che la squadra ha giocatori al centro validi come Giuliana Vicari, il libero Dalila Pitarresi, l'opposto Arcangela Saverino e le ali Francesca Giordano e la Frangiamore, già con esperienza in campionati di Serie C. Interessante l'ingresso della Maria Alessandretto, da rivedere in futuro, unitamente alla buona prestazione di Ambra Balistreri e Alessandra Ducato, con Greta Carambola assente, esperta Maria Capitano. È mancata sicuramente alla squadra forse la personalità che la palermitana conferisce con la presenza e un carattere forte in un campo sicuro di supporto psicologico a sestetto ficarazzese. Parliamo di judo, ancora una vittoria di gloria per una giornata di gloria per Marcella Costa e il suo maestro Marco Fantauzzo, che concludono il 2013 con due importanti riconoscimenti. Infatti domenica 15 dicembre al Pallacanestro di Acireale ha conquistato la medaglia d'oro al Grand Prix Sicilia femminile categoria 48 kg ed è stata premiata anche come miglior atleta dell'anno 2013
Sicilia, categoria sempre 48 kg. Nella categoria invece 52 kg, sempre Grand Prix Sicilia, femminile, l'altra sorella Costa, cioè Simona, si è classificata al terzo posto. Altri due successi nella palestra alla Playa di Catania, gli atleti Tancredi Fantauzzo e Davide Cosenza hanno conseguito la cintura nera di primo dan. Questo per quanto riguarda il judo. Parliamo di atletica. L'atletica bagherese Giovanni Tinervia si aggiudica il trofeo Pipitone, gara di corsa su strada su distanza di 2000 metri, svoltasi ad Altofonte. Giovanni, allenato dal professore Tommaso Tigolo, lo stesso allenatore di Agnello, è tesserato per la polisportiva Atletico Baghiere. Complimenti a Tinervia, è stato poi premiato da Salvatore Antipo. Per quanto riguarda lo sport al territorio è tutto, Gino. Sì, e allora noi andiamo avanti, allora ultime battute con il nostro Andrea. Allora, prossimo impegno del Trapani con la Ternana a Terni, un impegno fuori casa, insomma, dico, anche questa è una partita da prendere con le pinze. Tutte le partite sono da prendere con le pinze in questo campionato. La Ternana è un avversario che da tenere in considerazione, soprattutto per il Trapani che gioca fuori casa. Non è la Ternana dello scorso campionato, che ha svolto soprattutto un girone di andata lo scorso anno molto positivo, ma è comunque una squadra dura, rigida, non facilmente battibile. Il Trapani giocherà con la Ternana, poi affronterà, se non erro, il Crotone, dunque due partite molto difficili. Un Trapani che comunque deve continuare con questo profilo, un Trapani che deve raggiungere l'obiettivo primario è la salvezza, lo abbiamo detto più volte, poi chissà tutto quello che avviene, ovviamente la Piazza Granata è ben lieta di accoglierlo. Andrea, lo Bue, insomma, un infortunato di lungo corso, insomma, che punto siamo, se lo sai, per il suo recupero? Ma non so delle ultime novità, è un calciatore comunque che manca, così come anche gli altri, ricordiamo su tutti Basso, che è rientrato anche da poco e si è subito reinserito nel gruppo trapanese facendo anche due gol, fornendo prestazioni positivissime. È un calciatore che manca, un recupero, se non erro dovrebbe parlarsene, non vorrei comunque dire qualcosa di intentato da gennaio in poi, però non so delle condizioni sinceramente di Lobue. E noi ci auguriamo, insomma, che possa ritornare al più presto a calcare i campi di calcio. Mentre molto positive le prestazioni di Terlizzi, sì, che pian piano torna in forma. E allora invece un'altra cosa, cioè il Trapani Calcio insieme al CONI, insomma, sta organizzando una manifestazione, parlacene un poco se... Sì, il Trapani Calcio unisce ovviamente alle manifestazioni sportive anche qualcosa di itinerante che fa da contorno per il sociale. Si tratta di visite nella casa circondariale, questa è una iniziativa soprattutto sotto questo Natale in collaborazione con il CONI, ma il Trapani è anche molto attento andando nelle scuole, soprattutto quelle più disagiate del capoluogo trapanese. Una sportività e un impegno per il sociale dimostrato dal Trapani anche in occasione di alcune gare, così come quella del campionato allievi di Serie B, quando un calciatore si era sentito male del Latina, il Trapani ha stoppato il gioco prestando subito le cure di rito, e per questo nel recupero di quella gara è intervenuto direttamente, c'è stata la presenza del presidente della Lega di B, Andrea Abodi, che è andato al Sorrentino, dunque il campo, la base operativa del Trapani Calcio, dove gioca anche la squadra degli allievi, ha assistito alla partita assieme al patron Morace e alla moglie, dicendo che questo fa onore a Trapani come città, a Trapani come società e a tutto l'ambiente. Inoltre ha voluto ringraziare per l'accoglienza e ovviamente ha dato un regalo al Trapani, spendendo parole d'elogio per tutto l'ambiente. Calcio, solidarietà, ecco, questo è il, come dire, il bello dello sport, no? Lo fa il Trapani, lo fa il Palermo, insomma, lo fanno tante società professionistiche e non, portano quel pizzico di sorriso, insomma, a chi sta un po' meno bene rispetto a noi. E allora, Giuseppe, ancora calcio dal territorio. Andiamo a vedere il campionato di seconda categoria, dove milita l'Aspranova e il Pro Calcio Villabate.
appunto derby tra le due squadre, ad averla la meglio l'Aspra Nuova per 2-0. Il Marineo invece ha vinto in casa con il Villagrazia di Carini. Classifica che sorride all'Aspra Nuova con 17 punti, ancora con una gara in meno, quindi ha virtualmente a 5 punti dalla Nuova Sancis, che è capofila appunto con 25 punti, a seguire il Marineo con 16 e il Pro Villabate con 14. Quindi campionato molto combattuto, complimenti alla squadra di Giovanni Messina che sta lavorando bene e veramente lotta per la promozione. Prossimo incontro Villabate contro il Marineo, l'Aspra Nuova in 2000 invece giocherà fuori casa contro il Real Casale. Questa è la squadra del Marineo, questa di qua del Villabate e l'Aspra Nuova. Andiamo a vedere invece, parliamo di calcio a 5. Tardo pomeriggio di passione per la SD Vicherazzi calcio a 5, quello di sabato 11 dicembre, che vedeva impegnate due delle tre compagine calcistiche che ne fanno parte: la Juniores di Mister Ticali e Mister Belmonte e la squadra femminile di Mister Clemente e Mister Mercatante nei loro rispettivi campionati. Procediamo con ordine: alle 17.30 i piccoli di casa Ficarazzi erano pronti a confrontarsi con la squadra del Trinacria calcio a 5 presso il Don Bosco Center di Palermo. Squadra ostile da battere la palermitana, che al contrario di quello che si dice la classifica provvisoria, fa sudare la vittoria agli avversari. In realtà i ragazzi di Mister Ticoli giocavano una seconda partita, quella contro se stessi, in quanto venendo da un'importantissima vittoria contro la Juventus Club Scirea volevano a tutti i costi dimostrare che non era stato un fuoco di paglia quello acceso al Club Italia appena due settimane prima. Il risultato finale è stato per 4-1 per i ficarazzesi, che contro l'umidità che rendeva scivoloso il campo e forse anche contro i pronostici conquista una netta quanto importante vittoria. Bottino già soddisfacente per la società del presidente Latargia, che seppur colpito da un virus influenzale, dopo la vittoria della prima squadra in C2 contro la capolista, seguiva con molta attenzione i continui aggiornamenti che lo staff dava durante lo svolgimento della gara della Juniores. Al termine della stessa si complimentava per l'ottima riuscita della partita dell'incontro. Non contento, alle 21 si preparava a tifare le ragazze del calcio A5 con la trasferta allo Sporting Pallavicino, terminata con il risultato di 7-0 per le ragazze appunto del Ficarazzi, un'importante vittoria anche per loro. Andiamo a vedere velocemente i risultati della giornata, appunto Ficarazzi 0-7, in classifica Ficarazzi a 9 punti, primo Atletico San Josef. Prossimo incontro il Ficarazzi giocherà contro il Touch Football. Questo per quanto riguarda il calcio dal territorio. Sì, allora siamo arrivati quasi alla fine di questo appuntamento, però Giuseppe, dobbiamo andare, così come dice il nostro Giuseppe Terzo, gli appuntamenti del week. Allora, più che appuntamenti, io vi voglio rinnovare quello che abbiamo detto all'inizio puntata a tutte le associazioni sportive, l'invito di realizzare un breve video d'auguri da inviarci in settimana non più tardi di giovedì. Noi lunedì prossimo lo manderemo in diretta e chiuderemo così la stagione 2013 con gli auguri appunto fatto da tutte le associazioni sportive. Ricordiamo i nostri contatti: passionesport@gmail.com, passionesport e l'indirizzo WhatsApp che ci è servito per il concorso. È al termine e quindi andiamo a scoprire intanto il personaggio. Allora, vediamo se sono stati veramente non tanti questa settimana. Non era Alba Parietti. Non era Alba Parietti, no. Il labbro a gommone non l'aveva, ma il gommone questa ragazza non ne ha bisogno perché sa nuotare benissimo da sola. Andiamo a vedere chi è il personaggio. Il personaggio misterioso era Federica Pellegrini. Se qualcuno non l'aveva capito, adesso la conferma. Certo, un po' di differenza c'è, però sì, devo dire la verità. Andiamo a vedere chi sono i vincitori, chi sono stati i primi quattro più veloci tra i tantissimi che hanno partecipato a vincere l'occhiale da sole. E Messina Giuseppe, complimenti a Messina Giuseppe, a vincere gli occhiali offerti da Ottica 2G. Per quanto riguarda l'alberello di Natale offerto da Fiori e Foglie, ha vinto l'opiparo Marzia, complimenti a Marzia. A vincere invece il panettone artigianale offerto dalla pasticceria Graditi di Misilmeri e Ignazio Spera, complimenti anche a Ignazio. Invece a vincere i due biglietti per il cinema è Domenico Ippolito. Con questo concludiamo il concorso quiz
Sport, tanti vincitori, tanti coloro che hanno partecipato. Appuntamento la prossima settimana con gli stessi premi. Gino. Sì, allora, insomma, allora siamo arrivati veramente alla fine di questo appuntamento, anche perché fra poco non andate via, perché subito dopo di noi ci sarà il VG8, quindi insomma non andate via, seguite anche dopo, non c'è il VG8, sì, c'è il VG8, sì, sì, perché lui fa così, io faccio così, insomma, ogni settimana. Bene, allora, sì, e allora, dicevamo che siamo arrivati al titolo di coda di questo decimo appuntamento, andiamo a ringraziare allora i nostri amici, allora cominciamo da Bruno Ferraresso, grazie Bruno, e in bocca al lupo grazie per il tuo Bagheria Calcio. Crepi. Io, insomma, una cosa, vero che voi vi dovete salvare, ma se per un motivo qualsiasi, insomma, saltiamo la categoria, vi voglio tutti qua. Su questo non ci sono dubbi. Non ci andiamo, Gino. Promesso. Non ha importanza. Facciamo il turno, ma loro ci saranno. Promesso. E poi grazie ad Andrea Aguanno. Andrea. Grazie a voi ancora una volta, è stato un piacere. Ne approfitto per augurare buone feste a tutti i telespettatori e ovviamente a tutto lo staff di Canale 8. Buon lavoro per la prossima settimana, anche perché poi la prossima ci sentiremo, insomma, nuovamente. Ci sentiremo ovviamente i fatidici 2 minuti al telefono, ma meglio quelli che niente. Ed è così. Allora, Giuseppe, prima di passare ai saluti finali, le repliche di questa puntata. Andiamo a vedere appunto le repliche, la trasmissione, la decima puntata andrà in replica domani, martedì 17 dicembre alle ore 16, giovedì 19 alle ore 16 e sabato 21 dicembre alle ore 9. Vi ricordiamo anche che potete rivederle anche sul nostro canale YouTube, canale 8 Palermo, e da domani le notizie sportive anche sul nostro blog passionesport8.tk. Questo per quanto riguarda appunto gli appuntamenti e le repliche, è tutto. Bene, allora andiamo a ringraziare allora a Gioacchino Ferrara, mi ha rimproverato la settimana scorsa, quindi è Ferrara, Salvo Balistreri, Giuseppe Calandra, Dylan Savelloni, Daniele Scalia, nonché Roberto Lacorte, e chiaramente grazie a Anna Ceruso, ad Gaetano Martorana. Andrea, noi salutiamo in una maniera particolare, tu sai qual è che è. Questa settimana invece chiudiamo, tu dici Forza Trapani, io Forza Palermo. Io dico semplicemente Forza la Sicilia Sportiva. Perfetto, anche questo mi è piaciuto, allora ciao e alla prossima.